Iron Mauro a Conteverde, attraverso tanti momenti veri. La storia romanzata del Conteverde che nel colore verde trova la sua fortuna e nel carnevale la sua attualità. Una sfilata post-pandemia mondiale, sogni di ragazzi disabili che diventano realtà, filastrocche nuove per bimbi, sonetti poetici per gli adulti. La figura del conte è come si diventa Conteverde, la spada antica che combatte la maleducazione. Tutto estratto da un libro che lo documenta. Un breve viaggio nel Medioevo più attuale e festoso di così. Se adesso è curiosità, dopo sarà magia. C'era una volta un conte, cita testuali parole la scrittrice Bruna Bertolo nello scegliere la maschera per il carnevale di Rivoli. All'inizio, alle basi, si sceglieva la candidatura, poteva cadere su Giovanninda la Tola, un personaggio popolano conosciuto a Rivoli per il suo modo di chiedere l'elemosina, facendo rumore con una latta e rumoreggiando con un bastone all'interno di questa latta. Un personaggio popolano contro un personaggio storico medievale, un cavaliere rappresentato dietro di noi la sua statua a Palazzo di Città di Torino, ha tracciato la storia lungo le crociate. Ed un libro e la storia ne raccontano i passaggi. Bisognava scegliere tra un conte che aveva dato lustri alla città e un popolano, Giovanin della Tola, contro il conte verde, Amedeo VI di Savoia. Nei luoghi di culto, nel rispetto di un'entità superiore, anche la nobiltà toglie il copricapo. Il carnevale è legato alla religione cattolica e alla quaresima. Dal latino, carmen levare, togliere la carne, perché dal mercoledì di quaresima nessun cattolico poteva poi mangiare la carne. Da qui, togliere la carne. Il Conte Verde è la prima maschera dello storico carnevale di Rivoli. Il personaggio trova le sue radici nella storia del Medioevo come conte e cavaliere della famiglia Savoia. Una sua residenza era anche a Rivoli ed aveva una corte composta da numerosi personaggi esistiti realmente. Il conte Amedeo VI di Savoia completa le maschere insieme a sua moglie Bona di Borbone. Dal 1958 al 2023 ogni anno un cittadino modello viene scelto in base a qualità etiche e morali. È motivo di stima sociale per la persona che viene investita di tale carica, investita dal sindaco di Rivoli, a cui consegna le chiavi della città durante un'investitura formale e pubblica. Cerimonia prende il nome infatti di investitura. 29 gennaio 2023. È appena finita la messa delle 10:30 e i fedeli e la corte escono e si fermano di fronte alla chiesa. Qualcosa di importante sta per succedere. Il sindaco e il prossimo Conteverde sono in cima al sagrato. Di fronte alla città intera, il sindaco afferra la storica spada, l'alza e pronunciando la formula di rito, la cala sulla spalla destra e sulla spalla sinistra del novello Conteverde. Il 69° Conteverde è stato investito e gli verrà consegnata dal sindaco la chiave della città che gli conferisce i pieni poteri sul carnevale di Rivoli. La corte, le ambascerie e la popolazione tutte esultano. La chiave è affidata al paggio del conte affinché possa sfilare ed essere ammirata nel corteo dei festeggiamenti. In seguito verrà affidata al fiduciario e mentore del conte, il gran ciambellano, affinché la possa custodire. Avere le chiavi della città è una tradizione che ritrova origini simboliche nel Medioevo, quando le città erano chiuse di notte per tutti, ad esclusione però di personaggi importanti. Una cerimonia che nella nostra epoca significa attribuire potere simbolico ad una personalità stimata, che offre un impegno civico per tramandare tradizioni che nel mio caso sono le tradizioni del Carnevale di Rivoli. Da quel momento era al servizio volontario della Prologo di Rivoli, che strutturava l'enorme macchina organizzativa del Carnevale e dei centinaia di appuntamenti del Conteverde.
bambini, persone disabili, anziani, scuole, ospedali ricevono la visita del conte che porta gioia e stima. Una corte che ha pensato a voi in questi anni di pandemia e vi porta gli omaggi, i saluti di tutta la popolazione. Buongiorno, conte. Madami, buongiorno. Conte. Lo devo battezzare questo matrimonio? Sì. A voi la benedizione del Conte Verde. L'abbiamo battezzato a 65 anni. 65 anni d'amore. Sapete una cosa? Di amore da 70. Perché 70 anni fa è nato il carnevale. Questa coppia potrà chiamarsi Conte Verde e Bona di Borbone. Dai! E dai, sì! Bravo! Direi di sì. Buongiorno, Conte. Eccola lì. Sì, no, ma così. Siete insigniti del ruolo di conte. Contessa, sì, per gli stessi anni di esistenza, esatto, della ritualità del Conte Verde qui a Torino con voi. Sì, quindi non ci voglio attesa, come ora mi raccomandate. C'è il problema, aspettiamo. Una figura storica ed attuale, sostenuta e valorizzata dai giornali come Luna Nuova, che stampa su articoli da giornale dinamico e attento cura le informazioni sul carnevale di Rivoli. Le televisioni regionali ne parlano e i social network seguono l'hashtag Carnevale 2023 Rivoli. Un direttore artistico cura le scenografie. Attualità, sì, ma anche tradizione e folklore danno un'anima al carnevale. Passaggio nelle scuole racconta la storia del Conte Verde. Ogni scuola ne racconta i passaggi e gli anni che si susseguono. L'ultimo, quello del 69esimo, è realizzato da persone con disabilità che di Rivoli ne hanno fatto una ragione di vita, un atelier. Progetto Onda ha realizzato per me, Conte Verde 69esimo, il pensierino per le scuole, gli altri quadretti e quello che è ogni pensiero un conte. Buon carnevale a tutti. Tanti spunti dal libro di Bruna Bertolo, C'era una volta un conte. Da vecchi sonetti a filastrocche sul carnevale di Rivoli nasce l'idea creativa del 69esimo carnevale. Presentare nelle scuole la filastrocca del Conte Verde e dalle serate di gala leggere un sonetto presentazione del conto di fresca stesura e di autentica narrativa. Il Conte Verde col mantello, parte del suo nobile castello. A cavallo va lontano a combattere il villano. È un carnevale medievale, cavaliere medievale, e lo incontri a carnevale. Brava! Bravissima! Il Conte Verde col mantello parte dal suo nobile castello. Col cavallo va lontano a combattere il villano. È un cavaliere medievale e lo incontri a carnevale. Le tradizioni classiche come l'uso della spada di legno creata nottetempo da un falegname di Rivoli, a cui da quest'anno l'estro del conte permette di combattere la maleducazione. Recitare con i bambini per la prima volta nella storia del carnevale la filastrocca del Conte Verde. Chiedere alla corte di accompagnarmi durante gli incontri nelle scuole e nei luoghi più caritatevoli. Standing in the street, can you hear me? Sono la pittrice del gruppo, dipingo quadri di caccia, nature morte. Allora, io sono Fra Pepe e sono un frate domenicano predicatore.
predicatore e sono il curatore spirituale della famiglia proprio del Conte Verde, Amadeo VI di Savoia. Ciao, io sono Maria, faccio parte della corte, delle dame di corte della contessa. Molto unito, siamo amiche, quindi ci incontriamo anche oltre il gruppo ed è un piacere stare assieme. Beh. Sì, io come seguito della nobiltà del Conte Verde faccio parte del gruppo storico e rappresento il comandante delle guardie, in quanto, e questo noi diciamo quando andiamo negli asili o nelle case per anziani, e i bambini sono contenti che raccontiamo la nostra storia, che poi è la verità. Non siamo una maschera, ma siamo dei personaggi che sono essi stessi. Siamo Daniela. Sono la dama della contessa, una dama molto particolare, perché le contesse avevano anche le preferenze nelle dame e io sono una di quelle. Bionda, occhi azzurro verde e sono vestita dorata, così mi illumino di me. Oh, mi chiamo Maria e sono la cuoca del Conte Verde. Sì, io sono Simonetta, sono bionda, ho gli occhi marroni però, ho il vestito arancione e il mantello nero. Sono cantante, canto per la corte e faccio tanta compagnia. Sono Franca, ho i capelli rossi e ho il vestito rosso perché sono la balia del futuro Conte Rosso di Abiliana e questo è il mio programma. Ciao! Io ti ringrazio per questa compagnia e buon carnevale anche a te. Salire sul carro del conte, aprire la sfilata dei carri ed onorare i tanti mesi di impegno dei volontari. Valorizzare il gemellaggio con il carnevale di Saluzzo e Barge che danno vita al carnevale delle due province. Sfilate e feste che coinvolgono migliaia di persone, decine di carri allegorici e colorati e festosi. Una sfida in un unico concorso a premi per i maestosi carri allegorici che il 12 febbraio a Rivoli segnano un nuovo percorso post pandemia. Marco, per fatto, grazie. Io sono della giuria che ho fatto, in pratica, ho dato dei voti ai carri dal 10 all'8. Da dove sono tutti bravi, ho fatto 10. Poi ogni tanto davo anche 7. È il primo carnevale in piazza post pandemia mondiale, fatto che lo accomuna al primo carnevale nato nel dopoguerra, dopo il secondo conflitto mondiale, a cura di Don Mario Drago. Il primo ed il 69esimo carnevale hanno in comune una forte voglia di ripresa sociale, di aggregazione, di cultura positiva e di divertimento. Infatti la storia dice che il 23 febbraio 2020, il giorno del 66esimo carnevale di Rivoli, mentre tutti i carri erano schierati, figuranti mascherati, la città pronta a godersi lo spettacolo, proprio nel giorno dell'evento arriva l'ordine delle autorità: bloccare immediatamente la manifestazione per ragioni sanitarie. Sembrava uno scherzo, ma era tutto vero, il resto è passato alla storia come pandemia mondiale. C'era una volta il Conte, il libro che hai in mano racconta 60 anni di storia, ma il tuo mandato invece era il 66esimo carnevale. Il Conte Verde 2020, tutto prepara, ma fuorché la giornata più decisiva. Ti fanno letteralmente allo stop quando eravate sui carri. Sul carro, sì, eravamo sui carri pronti per sfilare come tutti, come la tradizione. I conti, e niente, per una giusta decisione ci hanno fatto scendere a causa appunto pandemia alle porte. Questa pandemia che ha letteralmente bloccato tutto il mondo, una pandemia mondiale, ha bloccato anche il mondo del carnevale, ma che certo. Ti è rimasto nel cuore letteralmente di questo mandato da Conte Verde? Ma ripeto, la gioia portata nelle varie scuole dove c'erano bambini che ci aspettavano felici e soprattutto, devo dire, nelle case di riposo. È stata una cosa molto bella. In generale lo spirito della festa è quello di livellare l'ordine delle cose, ribaltare la realtà con la fantasia e traversarsi da ciò che non si è nella realtà sognando senza limiti di immaginazione. Ed un sogno poi diventa realtà. Ed è così
che una disabilità diventa caratteristica di una maschera di carnevale, senza la quale la maschera stessa non esisterebbe. Una diversa abilità che dà forma e corpo ad un personaggio di carnevale storico realmente vissuto, da tutti e per tutti, conosciuti col nome di Giursun, dal Vin Bun. Ciao ragazzi, allora Mauro vi ha spiegato che è il 69esimo carnevale. Non vi dico l'età, ma io l'ho visto nascere a Rivoli. Vi dico che a Rivoli c'erano due carri, uno di Giursun che distribuiva il vino e un altro sul calesse col cavallo. Eravamo piccolini ma ci divertivamo come adesso che faccio parte della corte. Ciao a tutti! 3, 2, 1, ciao! Allora, per la prima volta la mia... Tutti e quattro che vedete qua che siamo seduti parteciperemo al Carnevale di Rivoli. Parteciperemo perché ho visto su Quotidiano, ho visto che il mio amico Ario Mauro farà il Conte Verde, allora io ho deciso di coinvolgere anche la mia famiglia. Ma io vedo due carrozzine, caffè, e poi c'è Fabio che anche lui... Un, due, tre, Fabio Scursuni! Yeah! Saluto! Dai, saluta! Certo! Non si può muovere perché le mani sono bloccate di Fabio, perché c'è una malattia. Una malattia che lo induce ad autolesionarsi. Questa malattia non blocca però di poter fare una maschera super super bella, Raffaele? Lui si vestirà da Hannibal. Hannibal Lecter, fagli un po'. Ah. Bellissimo. E invece io, Giorson che fa il Vin Bun. Che è un personaggio che abbiamo estratto da un libro. C'era una volta il conte, racconta la traccia di questo conte verde, 60 anni, e abbiamo trovato questo personaggio che è piaciuto talmente tanto a te. Sì. Che lo vuoi rappresentare nel carnevale. Yes. Allora, rappresenterai un personaggio famoso della storia di Rivoli, ma a Fabio lo vogliamo chiedere. Di cosa ti vesti? Alba! Bravo. Carnevale Rivoli 2023. Grazie di cuore, lo diamo alle persone che hanno fatto sì che un corteo fermo, per ragioni tecniche, sia potuto concretizzarsi da fermo. Quindi il pubblico si è spostato sui carri, realmente il carnevale ha comunque potuto far esplodere i colori, è corretto? Quello sì, e anche dare la soddisfazione a tutta questa gente che ha comunque lavorato per ottenere questo risultato. No, come dicevo, non si sono demoralizzati e hanno fatto i loro spettacoli. È stata bella anche questa sequenza di spettacoli che appunto ha consentito al pubblico di poterli seguire tutti e dare a tutti i gruppi la possibilità di esprimersi. Quindi la gente, il pubblico, si è recata in questa apoteosi di colori in una piccola strada. Via Nizza è diventata Via Reggio. Sì, veramente è iniziato già dal semaforo di Corso Susa. Ecco, non si sono svincolati ma non si sono persi d'animo, giusto? Non si sono svincolati ma non hanno neanche... non si sono persi d'animo, giusto? Tutti giovani? Chiedo. Io ero sul carro, non ho potuto vedere la maestosità di questi carri, ma c'erano tanti giovani? Chiedo. Ma sì, è questo appunto che mi ha stupito, proprio la presenza di tutti questi giovani che hanno avuto la forza di unirsi e realizzare i loro sogni. Sogni che rimarranno alla storia perché questi sono veri ricordi, Pino. Tu sei un uomo attempato, colto e raffinato, hai potuto esprimere tanto tramite le foto questo repertorio che lasciamo alla storia anche grazie a te, quindi siamo anche noi che ringraziamo te, Pino, per la passione con la quale hai fatto da reporter a questo 69esimo carnevale. Ricambio ringraziamenti.